Per non dimenticare, si dice sempre, e come potrebbe l'umanità cancellare quelle immagini che fortunatamente sono arrivate sino a noi, in modo da avere sempre presente di quale orrore possano essere capaci gli uomini. Certo che sentirsi raccontare i fatti da chi c'era, anche se non è mai passato per un campo di sterminio, è tutt'altra cosa. Questo è quanto può fare Alberta Levi-Temin, ebrea in quegli anni residente a Roma e giovane testimone di quei fatti tremendi. Sì, un evento che ha segnato questo secolo, ma è bello essere importanti per eventi belli, non per eventi brutti. E questo è un evento brutto che macchia l'umanità. Approfittate di me fin quando ci sarò ancora. Questo sembra voler dire Alberta, che a un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi all'incontro e al racconto, perché troppo oltraggiose erano le parole di chi osava insinuare che l'Olocausto fosse una bolla di sapone, un fatto gonfiato. Purtroppo, nonostante le testimonianze, si parla di memoria, perché c'è bisogno di ricordare alle nuove generazioni cosa è successo, ed è proprio quello che lei ha sentito di fare appunto con la sua storia di vita. Beh, io mi sono ripromessa che finché ho fiato parlerò, ma non sperate di avere altre memorie, perché io sono nata nel 1919, ancora vedete che la testa funziona, ma non so mica fino a quando. Certamente io ho cominciato a parlare dopo 40 anni quegli eventi, perché dovevo vivere la vita che mi aveva già rubato i primi anni della gioventù. Ma quando si è parlato di negazionismo storico, allora ho sentito il dovere di parlare per chi non ha mai più potuto parlare, tutti i miei cari. Per non dimenticare, quindi, ma l'uomo sembra avere memoria troppo corta, tanto che gli orrori continuano a susseguirsi. Purtroppo il segno dell'appartenenza, che sia essa nazionale o religiosa, sembra essere tanto forte da togliere lucidità anche chi ha vissuto quelle atrocità e ha appena finito di parlare di pace e dialogo. Senza voler essere troppo duri nei giudizi, né schierarsi, riportiamo anche questo per dovere di cronaca. Lei, in quanto testimone di questa grande tragedia, si sente di dare un segnale di pace rispetto agli eventi di questi anni e soprattutto di questi giorni che stanno coinvolgendo Israele e la Palestina? Beh, non è mica facile, ma non è neanche difficile, perché sono logicamente per la pace di tutti i popoli, ma bisogna che ci sia il dialogo fra due popoli che hanno dei contrasti. E purtroppo, se non cambia, ma non parlerei di palestinesi, parlerei di terroristi, perché i popoli da una parte e dall'altra vogliono la pace. Ma se è di pochissimo tempo fa che dall'altra parte hanno detto che non riconosceranno mai lo Stato di Israele, come si può pretendere che lo Stato di Israele... Ma chi lo deve riconoscere è dall'altra parte.